pensiero va ovviamente alla voglia che hanno messo i ragazzi, la voglia di andare un po' proprio oltre i propri limiti, una voglia di dimostrare che comunque ci tengono alla squadra, a lavorare bene e a far bene. Era per noi un test importante, visto che in precampionato avevamo perso entrambe le volte con un scarto abbastanza alto, per vedere anche testare che a che punto siamo. Ovviamente vincere non ti dà che una risposta, che quando hai un atteggiamento, anche se sei una squadra che ha caratteristiche differenti, fisiche, e quando metti in campo quel qualcosa in più, puoi completare con tutti. E forse questa è la parte bella dello sport. Allo stesso tempo ci pone anche una domanda importante. Come facciamo per essere sempre così? Non è facile, però questa vittoria deve essere soprattutto una spinta per volere da noi stessi mantenere e migliorare questo tipo di atteggiamento. Molto contento anche ovviamente del tifo, delle persone che ci hanno dato una mano, perché non sembra ma un valore aggiunto nei momenti di difficoltà. Anche quando siamo arrivati a 6 punti si sentiva nell'aria che erano tutti fiduciosi. Questo è una cosa bella e sì, i giocatori in campo lo percepiscono ed è di enorme aiuto. Direi che può essere un punto di partenza per il vostro campionato. Ci eravamo trovati qualche settimana fa con 1000 punti interrogativi dopo la sconfitta con Bergamo. Questa è una squadra di pari livello, direi che il backer c'è e comunque c'è ancora tantissimo da lavorare, però insomma ci siamo. C'è tantissimo da lavorare, come dici giusto, mentre tu e confermo il fatto che può essere un punto che possiamo essere questi. Come facciamo a essere questi? Quello che ti dicevo prima, la forza, lo sport, come tutte le cose della vita, è soprattutto mentale. E quindi se abbiamo la capacità di leggere come ci siamo preparati per questa partita, che atteggiamento abbiamo avuto in settimana, il desiderio di fare qualcosa per noi stessi, perché è normale che ci sia un problema, ma anche per gli altri, fa sì che la palla in attacco viaggi, fa sì che quando uno cade o commette un errore sei il primo a aiutarlo. E queste cose non si insegnano, ma nascono dal dare. Quando tu dai, poi si sente una bella influenza, una bella, non so il termine non mi viene, una bella armonia che si crea. Ovviamente tutte le squadre dopo queste partite hanno delle reazioni differenti, nel senso che possono aumentare la volontà, possono aumentare o sedersi. Io non accerterò assolutamente che ci sediamo, ma che partiamo da questo step, come vi ho detto, un piccolo gradino che abbiamo fatto, contenti, felici e ma soprattutto sapere che da qui possiamo partire. Con un sacco di problemi, perché Giovanni aveva sulla tuta, Giuliano Samoggia non è quello che conosciamo. Sì, Giuliano purtroppo in questi mesi ha avuto mille situazioni che non gli permettono di essere quello che lui è. Devo dire che io ho molta fiducia in lui e aspetto, perché sono fiducioso che lui recupererà a breve. Spero che, fra virgolette, la sfortuna si deriva da qualche altra parte, nessuno gli augura del male, ovviamente, si lega, ma che va sembrava da qualche parte da solo, e che lui possa allenarsi, perché è un giocatore fondamentale. Matteo Soranna, l'abbiamo visto dopo un paio di settimane che poteva giocare, ha subito un infortunio, per noi grava sia dal punto di vista tattico che tecnico,
ma anche dal punto di vista dell'allenamento, spesso ci ritroviamo veramente in pochi, e per creare l'intensità che poi hanno queste partite o arrivarci più o meno simile è veramente difficoltoso. Però ho grande stima di queste due persone, i due giocatori, e credo che l'allenatore deve avere fiducia nel loro recupero, anche perché li ho rispetto come uomini. Cioè, riparte con tanti punti di riferimento, soprattutto col fatto che questa squadra fa di necessità di virtù, non si piange addosso, lavora anche in condizioni precarie in settimana, e quindi è un ottimo. Sì, hanno trasformato, sono stati i ragazzi un paio di settimane fa per assumere un'aria un po' pesante, quasi autocompetenzante, un momento dove nelle difficoltà siamo stati fermi, cioè non abbiamo aumentato le difficoltà, non abbiamo cercato di creare altri alibi. Ho detto ok, non stiamo giocando bene, le cose non stanno funzionando, lavoriamo e aspettiamo che questo momento cambi solo con i miei giri. Grazie. Grazie a voi.